Io sono Lisette Caputo, Festival Art Connection. E il festival è iniziato ieri a Palazzo da Mura, 10 giorni, quarto anno, Festival del Vetro. Siamo qui ospiti stasera di Giuseppe Beluardo in questa magnifica struttura nata da 3 anni e 3 mesi e si chiama Ex Chiesa Santa Chiara a Murano, grazie a un imprenditore con un altro socio e grande volontà, come avete potuto vedere è uno spazio magnifico. Prima di tutto volevo ringraziare Lisette Caputo per questo invito e per l'onore che ha dato me ad Annalisa di essere qui a presentare il nostro libro alla Art Connection 2016. Prima di passare la parola ad Annalisa, volevo un po' dire che questa sera abbiamo pensato di fare una presentazione un po' particolare, nel senso che oltre a raccontare un po' del libro, vorremmo invitare a parlare qui un po' tutte le persone che hanno in qualche modo contribuito alla realizzazione del libro, perché siamo qui in una fornace e la fornace è un laboratorio. Il libro Barri Verde Esiste Davvero non è un classico libro che racconta qualcosa che è stato, ma è un libro che racconta qualcosa che c'è, qualcosa che sarà, perché noi lo consideriamo un punto di partenza e quindi esso stesso è un laboratorio che non è nato solo dalle mie fotografie, che non è formato appunto solo dalle fotografie o dagli aforismi, ma ci ha avuto tantissimo lavoro dietro. Volevo cominciare a introdurre questa poesia per aprire questa serata con Riccardo, il nostro libro, e poi parlare un po' degli aforismi e delle mie emozioni, delle foto di Riccardo. Dove nascono i sogni? Cammino in silenzi, fatti di mille suoni, remoti e indistinti. Aspetto che sorga la luna per ascoltarmi il respiro e confidarmi con lei. La marea porta lì i ricordi della mia giovinezza. Lo sguardo si perde lontano, cercando risposte oltre l'orizzonte. Acqua salata che disseta la mia vita, purificando gli spagli, curando le ferite e ogni dolore. Luci lontane afferrano l'anima riportandola alla luce. E in questo deserto, solo apparente, colgo un piccolo fiore. Allora con Riccardo volevo velocemente raccontare, mi aveva parlato questo progetto di un'idea che aveva in testa di fare e di realizzare e poi alla fine di questa sua idea mi aveva proposto di occuparmi dei testi. E al momento il primo impatto mi aveva spiazzata, emozionata, comunque accettai di scrivere dei testi in base al contesto suo fotografico. Io fin qualche anno fa avevo scritto poesie e piccole favole brevi per bambini e non sapevo se ero ancora in grado di poterlo fare. E accettai la cosa perché comunque era un progetto, erano testi che mi venivano proposti da altri in un ampio contesto fotografico. Il che accettai feci un paio di sessioni, partecipai a un paio di sessioni fotografiche con Riccardo, e uscì qualche volta anche con il mio figlio minore Andrea e cominciai a passeggiare lungo le spiagge e ho cominciato con il tempo a cogliere alcuni aspetti del mare d'inverno che prima non avevo mai considerato. Il mare d'inverno per me è stato anche un rifugio nei momenti di malinconia e di tristezza e mi ha rigenerato, mi ha caricato, perché il mare fa bene, ti dà energia, ti ricarica, ti scarica di tutte le tensioni. È una bellezza infinita, irripetibile, è un sublime della natura, qualcosa di inspiegabile. E per me io ci sono andata molte volte al mare e il mare stesso, che bisogna saperlo amare e l'ho amato, ho scoperto tante cose di lui che prima non si poteva immaginare.
Infatti il mare è un luogo dove l'essere umano e l'infinito possono entrare in sintonia e far pace. Infatti è un luogo che ognuno di noi può avere dentro. Basta avere la forza di cercarlo e l'umiltà e il coraggio di sentirsi piccoli. Preannunciato, chiamando qua il consigliere comunale Sandro Scarpamarta, delegato alle Isole. Grazie anche appunto per questo invito, perché siamo in questo contesto, in questa ex chiesa meravigliosa, e quindi ringrazio anche appunto per la bella serata, per il bel clima che si respira, bello proprio. E porto i saluti ufficiali da parte dell'amministrazione comunale di Venezia, del sindaco Pugnaro, che tra l'altro il nostro sindaco sarà qua domani appunto a Murano, con il progetto appunto di portare avanti molte cose qui a Murano, quindi questa è un'altra cosa positiva. Per quanto riguarda il libro, io sono orgoglioso e ringrazio anche appunto per avermi fatto partecipe di questo progetto. Un anno fa, mi ricordo era fine agosto più o meno, questo libro non c'era, era solo un sogno, come diceva prima Annalisa e Riccardo, era solo un sogno. Un anno fa erano solo fotografie dentro delle cartelle, dentro dei faldoni. E quando sono stato contattato appunto da Riccardo, quei giorni, che mi chiedeva appunto un appuntamento in Comune di Venezia come delegato alle Isole, io sinceramente ho risposto: non serve nessun appuntamento, sono qua a Lido e ci vediamo in serata. Io adesso vorrei chiamare un ex consigliere provinciale che è Mario Melchiori. Conosce bene la realtà soprattutto del litorale nord, quindi Jesolo, Cavallino, Tre Porti. E volevo chiedere a lui, oltre al fatto di supportare me Annalisa in ufficio tutti i giorni, di quali sono secondo lui, quali possono essere secondo lui gli sviluppi del turismo legato alla destagionalizzazione, quindi alla frequentare il mare da settembre a maggio, e una frequentazione di un mare molto particolare, poetico, un mare dove appunto si può fare sport, dove ci sono tantissime altre attività, ma che nell'immaginario collettivo ancora visto come un luogo triste. E secondo te, Mario, ci sono possibilità? Quali sono gli svolti che può avere? E sentiamo la civiltà. Intanto buonasera a tutti, grazie Lisa, grazie a Riccardo di questa opportunità e grazie a tutti voi che rendete possibile questa bellissima iniziativa. Io sono un po' schiazzato perché non era previsto, era solo un accompagnare degli amici, dei colleghi, delle persone che hanno infuso anche in me una passione che inizialmente non avevo, quella della fotografia e dell'esprimere attraverso la fotografia, attraverso alcune frasi, delle opportunità che a volte non si immaginano neppure. Io parto da un presupposto per rispondere a quello che diceva Riccardo. Diversi anni fa io avevo un incarico nazionale, non vi dico quale, e nel girovagare per l'Italia mi trovavo spesso a Rimini, e soprattutto a Rimini in un periodo d'inverno dove doveva, per il pensare comune, essere un luogo di tristezza. Invece lì c'era vita, c'era attività, c'era voglia di fare, c'era voglia di valorizzare quello che avevano il bene più prezioso, cioè il mare, cioè la spiaggia e il litorale. E parlando con alcuni imprenditori ci dicevano e mi dicevano: il nostro futuro è quello non solo di far bene durante la stagione estiva, perché ci viene facile, noi dobbiamo far bene e avere la capacità di attrarre le persone anche d'inverno. Il libro, tanto per raccontarlo un po', vuole raccontare il litorale da settembre, fine di settembre a maggio 80, quindi i mesi in cui non ci sono le attività balneari.
All'interno il percorso è molto lungo, sono 163 fotografie, si incontrano tutte le condizioni meteoclimatiche che si possono trovare, quindi sono fotografie fatte con le burrasche, con le nebbie, con la neve sulla sabbia, durante le giornate fredde, durante le giornate in cui è anche un percorso in cui racconta l'affievolirsi e rinascere della luce. Grazie per te. Il microfono più vicino. Io? Per me è mia amante. Perché d'estate quando vado a fare il bagno mi immergo, per me è come avere 100 mani che mi avvolgono dappertutto. Senza il mare sto male, non posso vivere da nessuna parte dove non ci sia acqua. E io abitavo a Lido, ho trascorso la mia infanzia, la mia prima giovinezza, la mia maternità. E poi mi sono trasferita a Venezia. Vivere a Venezia non è la stessa cosa, perché io ero abituata anche d'inverno a ritagliarmi degli spazi dove andare al mare, a passeggiare in cima alle dighette, quelle piccoline in fondo, proprio in cima, col mare incalzato, e non avevo paura assolutamente, anzi mi calmava. E quindi sono rimasta molti anni senza andare al mare, finché mi è capitata l'occasione di andare a Prenestina. E quando dagli alberoni abbiamo preso il ferribò, sono scesa dall'autobus e sono salita in alto. E quando siamo stati a largo fra alberoni e Santa Maria del Mare, che sei proprio in mezzo all'acqua, mi è salito alle narici sto profumo, sto odore di salso, di alghe, forse anche un po' marcite, però... E dentro di me era come di trovare un amante perduto, un amore grande. E quindi mi è salito da dentro come un nodo che veniva su, si è fermato in gola e ha trovato sfogo nei miei occhi. Non posso dire che ho pianto, ma cadevano lacrime. Il progetto, l'evoluzione di questo libro è in cantiere. Nel frattempo spero che chi ha avuto modo di vederlo, chi avrà modo di guardarlo, possa soprattutto non semplicemente dire bello, meno bello o dare un giudizio estetico, ma l'augurio è che qualcuno, chi lo guarda, si immerga nelle foto, si immerga nelle parole e trovi la forza soprattutto di lasciare emergere quel qualcosa che sta dentro al mare, che sta nell'anima di ognuno. Quindi questo libro, come dicevo prima, vuole essere un punto di partenza e la destinazione, chi lo sa, è diversa per ognuno di noi.